Salve, benvenuti ad un nuovo appuntamento della rubrica Lavoro e Welfare. Parliamo oggi di nuove modalità di programmazione della vigilanza dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro per l'anno 2021. Do il benvenuto a Silvia Serra, ispettore del lavoro della Direzione Centrale Tutela, Sicurezza e Vigilanza del Lavoro. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ecco, la crisi epidemiologica da Covid-19 ha modificato in maniera sostanziale il contesto socio-economico del Paese. Pur in questo scenario di cambiamento devono naturalmente proseguire il percorso e le funzioni di vigilanza del mercato del lavoro da parte dell'Ispettorato. Cosa è cambiato dal punto di vista degli strumenti e delle procedure per la vostra attività? Allora, ci sono stati numerosi cambiamenti. Oggi vedremo un primo aspetto molto importante, che è quello della nuova programmazione dell'attività di vigilanza da parte dell'Ispettorato Nazionale, e vedremo anche più nel dettaglio un primo strumento molto utile per il raggiungimento del nostro fine istituzionale principale, ossia la tutela sostanziale dei lavoratori. Il mio intervento può essere sostanzialmente suddiviso in tre parti. Inizialmente, in una prima parte introduttiva, vedremo in che modo l'INL sta ridefinendo le modalità di programmazione della vigilanza, al fine appunto di realizzare una tutela sostanziale dei lavoratori. Per realizzare questa finalità abbiamo a disposizione dei nuovi strumenti giuridici. In particolare il legislatore è intervenuto sulla diffida accertativa, che verrà analizzata da un collega in un altro interessante intervento successivo al mio, e lo strumento della disposizione. Nella seconda parte del mio intervento analizzeremo in modo dettagliato il potere dispositivo degli ispettori del lavoro, come ampliato dall'articolo 12 bis del decreto legge 76/2020, e in un'ultima parte vedremo alcuni dati statistici che ci consentiranno verificare l'effettiva efficacia di questo strumento con riferimento al primo trimestre dell'anno in corso. Allora, condividiamo le slide. Come è noto, l'Ispettorato Nazionale esercita e coordina sul territorio nazionale la funzione di vigilanza in materia di lavoro, contribuzione, assicurazione obbligatoria e legislazione sociale, e anche delle competenze in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Non una competenza generale, ma una competenza limitata, definita dal decreto legislativo 81 del 2008. Si tratta di un'agenzia che è stata istituita con il Jobs Act, con il decreto legislativo 149 del 2015, a far data dal 14 settembre 2015 ed è operativa da gennaio 2017. La finalità della creazione dell'agenzia era quella di realizzare un ente unico per la vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale. Dal 2017, come abbiamo detto, alla data odierna, tantissimi cambiamenti sono avvenuti nel contesto sociale ed economico di riferimento. Sicuramente lo scenario è cambiato poi completamente con la pandemia. E nonostante le ingenti misure di sostegno adottate, ancora oggi vengono registrati degli indici economici negativi che sono destinati a impattare ancora per lungo tempo sul sistema produttivo. Allo stesso tempo si è verificata un'accelerazione dei processi di innovazione tecnologica che incidono sull'organizzazione del lavoro. Pensiamo ad esempio all'utilizzo dello smart working in forma massiccia, e pensiamo anche allo sviluppo della gig economy. Queste innovazioni si presentano sicuramente degli aspetti positivi, ad esempio consentono una migliore conciliazione vita-lavoro, hanno creato ulteriori opportunità lavorative, allo stesso tempo però implicano anche degli aspetti negativi e hanno portato in alcuni casi anche a un abbassamento delle tutele dei lavoratori. Da questo punto di vista, l'Ispettorato, fin dall'anno 2020, ha iniziato ad adeguare la propria mission al nuovo contesto del mercato del lavoro. Quindi il mutato contesto socio-economico ha comportato una differente impostazione della programmazione della vigilanza ispettiva. Questa programmazione è reperibile nel documento di programmazione della vigilanza,
fruibile nel sito istituzionale dell'ente, trasmesso a tutte le nostre sedi territoriali, e contiene le linee guida per l'azione ispettiva. Vi segnalo i principali elementi innovativi contenuti nel documento di programmazione del 2021. Il più importante elemento è la valorizzazione della funzione sociale di tutela sostanziale. Questa funzione andrà attuata sia attraverso le attività di conciliazione, l'ispettorato infatti ha non solo una funzione sanzionatoria, ma anche la possibilità di svolgere delle attività conciliative tra lavoratori e datori di lavoro, verrà attuata tramite una tutela civilistica, quindi la possibilità di ottenere facilmente una tutela dal punto di vista retributivo e anche in ambiti normativi e contrattuali non presidiati da sanzione. E vedremo che a questo discorso si ricollega proprio il potere dispositivo degli ispettori del lavoro. Ulteriore elemento di evoluzione è la complementarietà tra il momento informativo di prevenzione e promozione della legalità e il momento propriamente sanzionatorio. Sappiamo infatti che, data la complessità del sistema giuslavoristico vigente, è fondamentale che l'ispettorato si attivi in eventi a favore delle parti sociali, di enti ed associazioni, quindi in un momento antecedente la funzione propriamente ispettiva, per fornire informazioni e delucidazioni in merito alle norme che poi lo stesso ente si trova ad attuare. Un ulteriore aspetto di novità sarà il rafforzamento del dialogo sociale, quindi l'ispettorato pone al centro della propria attività le richieste dei lavoratori e delle parti sociali e assicura il soddisfacimento dei bisogni dell'utenza. Dobbiamo poi allinearci alle indicazioni strategiche, alle campagne attivate a livello europeo e a livello internazionale. E infatti ormai è evidente che tanti fenomeni di sfruttamento non hanno una dimensione meramente locale, ma hanno una dimensione più ampia. Pensiamo ad esempio all'obiettivo 8 dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, che ci richiede di cooperare per il contrasto allo sfruttamento lavorativo e per promuovere il lavoro dignitoso. L'ispettorato quindi ridefinisce le priorità della programmazione e del proprio intervento, cercando di contrastare dei macrofenomeni di irregolarità. Sviluppa inoltre dei modelli operativi di multiagenzia, quindi delle sinergie positive con altri enti istituzionali, ovviamente nel rispetto delle varie competenze, e questo modello è stato ad esempio utilizzato e ha dato degli ottimi risultati per la lotta nei confronti del fenomeno del caporalato. E infine, l'ultimo elemento di innovazione è il superamento delle logiche prevalentemente numeriche di definizione degli obiettivi, ossia gli obiettivi delle sedi territoriali non saranno più definiti semplicemente in termini di numero di ispezioni, di accessi ispettivi da effettuare, ma saranno volti a una vigilanza che abbia un maggior aspetto qualitativo, quindi volte a intercettare fenomeni di irregolarità sostanziale, fornendo una migliore tutela ai lavoratori. Questo senza ovviamente trascurare il necessario presidio del territorio. Sicuramente, diciamo, ciò che la parola, ecco, che costituisce un po' il filo rosso del mio intervento è proprio il concetto di tutela. Molto sinteticamente possiamo dire che quindi la vera novità è la volontà di perseguire forme di tutela sostanziali. Per fare ciò vengono individuate nuove metodologie di intervento che devono agire sui fenomeni di irregolarità in una dimensione non solo locale ma più ampia, e quindi potremmo dire che dobbiamo agire localmente pensando globalmente. Dobbiamo sviluppare sinergie di varia natura con altri soggetti istituzionali e dobbiamo anche riflettere su nuove modalità operative. Pensiamo infatti ormai al fenomeno del lavoro agile che implica una dissociazione tra locali dell'impresa e luogo di lavoro. Questo implica che anche l'ispettorato dovrà ridefinire le modalità concrete con le quali effettuare la propria attività di vigilanza. E fondamentale sarà anche un flusso informativo
continua e costante tra il centro, quindi tra le direzioni centrali dell'ente, e le sedi locali, le sedi territoriali. In definitiva, la nuova visione dell'Ispettorato nazionale, a seguito degli eventi collegati alla pandemia da Covid-19, è orientata a sostenere la ripresa economica e sociale nella legalità, assicurando il diritto al lavoro sicuro, equo e dignitoso. In questo percorso di adeguamento della funzione dell'Ispettorato si inserisce il potere dispositivo degli ispettori del lavoro. La disposizione, come vedremo, infatti consente di garantire una tutela rapida ed efficace ai lavoratori, sviluppando un corretto svolgimento del rapporto di lavoro, potenzialmente senza comminare alcuna sanzione nei confronti dell'azienda. Il potere dispositivo è stato modificato con l'articolo 12 bis del decreto legge 76-2020, introdotto in sede di conversione della legge 120-2020. Questa norma ha modificato sia l'istituto della diffida accertativa per crediti patrimoniali, sia l'istituto della disposizione, che erano disciplinati rispettivamente dagli articoli 12 e 14 del decreto legislativo 124-2004. Questo corpus normativo contiene in sé, in effetti, tutti i principali atti che possono essere emanati dagli ispettori del lavoro. Per la diffida accertativa verrà fatto uno specifico approfondimento successivo, mentre oggi ci concentriamo sul potere dispositivo. Questa che vedete è la nuova norma come modificata, quindi nel testo vigente. Il personale ispettivo dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro può adottare nei confronti del datore di lavoro un provvedimento di disposizione immediatamente esecutivo in tutti i casi in cui le irregolarità rilevate in materia di lavoro e legislazione sociale non siano già soggette a sanzioni penali o amministrative. Qual è la ratio di questa norma? Da una parte semplificare l'uso del potere dispositivo da parte del personale ispettivo, dall'altra ampliare sensibilmente la possibilità di garantire una tutela sostanziale ai lavoratori. Allora, dal primo punto di vista, il potere dispositivo esisteva già, come abbiamo anticipato, e bisogna dire la verità, era veramente poco usato. Invece si tratta di una possibilità molto importante in quanto consente di attuare una tutela senza che necessariamente consegua una sanzione a carico dell'azienda. Tecnicamente che cos'è la disposizione? La disposizione è un ordine con il quale l'organo ispettivo intima al datore di lavoro di adempiere ad un obbligo che può essere previsto dalla legge o dal contratto collettivo applicato, attribuendo un termine di ampiezza variabile a seconda della criticità evidenziata. Questo provvedimento è immediatamente esecutivo. Al contenuto del provvedimento entro il termine indicato, il ripristina la legalità, la vicenda si conclude senza alcuna conseguenza sanzionatoria. L'eventuale sanzione amministrativa discenderà infatti non tanto dalla mancata osservanza a monte dell'obbligo di legge o contrattuale, ma dal mancato adempimento a quanto previsto nel provvedimento di disposizione stesso, cioè l'eventuale sanzione amministrativa sarà comminata per non aver adempiuto a quanto previsto nella disposizione. Da un punto di vista giuridico, rientra quindi nella categoria degli ordini, cioè di quei provvedimenti amministrativi restrittivi della sfera giuridica dei destinatari, idonei a far sorgere in capo ai destinatari stessi nuovi obblighi giuridici. Quindi, mentre in passato la disposizione era utilizzabile solo per le norme per le quali la legge attribuiva un apprezzamento discrezionale agli ispettori del lavoro, ed invero era veramente poco utilizzata, attualmente la disposizione diventa un presidio per tutti quegli obblighi, non solo normativi, ma adesso anche contrattuali, non soggetti a sanzione. E come vedremo successivamente, le norme di questo tipo sono veramente numerose e spaziano in vari settori. In passato la giustizia amministrativa ha già riconosciuto legittimo il potere dispositivo degli ispettori,
l'ha riconosciuto coerente con l'impianto normativo vigente, nonostante gli elementi di discrezionalità che indubbiamente connotano questo potere. Già nel 2015 il Consiglio di Stato aveva riconosciuto legittima, ad esempio, una disposizione con cui gli ispettori del lavoro imponevano ad un'azienda di indicare nel libro unico del lavoro gli orari di entrata e di uscita del personale, ciò al fine di poter verificare il rispetto della normativa sull'orario di lavoro. Dobbiamo anche precisare che la nuova disposizione, come riformulata, non incide però sulla vigenza della precedente normativa, quindi sulla vigenza degli articoli 10 e 11 del DPR 520 del 1955. Il nuovo intervento normativo ha prodotto l'effetto di estendere il potere dispositivo, che quindi esso sostanzialmente segue due vie, è applicabile in due ipotesi. Da un lato, in tutti i casi in cui le irregolarità rilevate in materia di lavoro o legislazione sociale non siano già soggette a sanzioni penali o amministrative, e questa è la vera novità prevista dall'articolo 14, comma 1 decreto legislativo 124-2004, come sostituito dall'articolo 12 bis, ma permane anche il potere dispositivo in materia di prevenzione infortuni, nonché per l'applicazione di norme obbligatorie per cui si è attribuito all'ispettorato dalle singole leggi un apprezzamento discrezionale. Chi è titolare del potere dispositivo? Mentre in precedenza la norma parlava genericamente di personale ispettivo, adesso è specificato che si deve trattare di personale ispettivo dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro in via esclusiva. Quindi questo potere non può essere esercitato dal personale ispettivo in forza presso altri organi di vigilanza. Qual è l'ambito di applicazione? La norma parla di tutti i casi in cui le irregolarità rilevate in materia di lavoro e legislazione sociale non siano già soggette a sanzioni penali o amministrative. In definitiva, quindi, cosa è stato creato? È stato creato un presidio sanzionatorio in relazione ad obblighi normativi e contrattuali per i quali non è però prevista alcuna conseguenza in caso di mancata o errata applicazione. E abbiamo infatti già detto che se il datore di lavoro adempie a quanto contenuto nella disposizione, non avrà alcuna conseguenza sanzionatoria. La sanzione discenderà invece eventualmente dal non aver rispettato l'ordine contenuto nel provvedimento di disposizione. Facciamo anche una precisazione. Il precetto a monte, ossia questa norma contenuta in una legge o contenuta nel contratto collettivo nazionale applicato anche di fatto dal datore di lavoro, può anche non demandare direttamente al personale ispettivo la concretizzazione di quell'obbligo generale. Per utilizzare il potere di disposizione, infatti, è sufficiente che l'ispettore debba vigilare sull'applicazione o disapplicazione in osservanza di una norma generale di contenuto ampio o molto ampio, ma comunque definito nei suoi tratti essenziali. E sarà l'ispettore a determinare in concreto quell'obbligo, trasferendolo nell'atto di disposizione. Quindi la disposizione non postula un comportamento datoriale immediatamente sanzionabile, ma al contrario un comportamento che non è comunque conforme al dettato normativo. E mediante la disposizione l'organo ispettivo intima al datore di lavoro di ripristinare la regolarità sulla base di ciò che è emerso a seguito della visita ispettiva. Il provvedimento è immediatamente esecutivo, ma se il lavoratore ottempera, la vicenda si conclude senza conseguenze. Si deve trattare dunque di un mancato rispetto sia di norme di legge, provviste di una specifica sanzione, sia di norme del contratto collettivo applicato anche di fatto dal datore di lavoro. L'ispettorato poi è intervenuto con la circolare 5 del 2020 per fornire ulteriori indicazioni al proprio personale ispettivo, indicazioni di tipo operativo, precisando che deve trattarsi di norme del contratto collettivo applicato con riferimento alla sola parte economica e normativa. Con la medesima circolare è stato anche stabilito che non è opportuno ricorrere al potere di disposizione in riferimento ad obblighi che trovano la loro fonte in via esclusiva in una scelta negoziale delle parti. In questi casi, qualora tali obblighi abbiano una natura patrimoniale, c'è la possibilità di ricorrere alla conciliazione monocratica o alla diffida accertativa. Sempre per quanto concerne l'ambito di applicazione con riferimento ai rapporti tra il potere dispositivo
e la diffida accertativa, anch'essa peraltro riformulata. Nella medesima circolare 5 è stato precisato che quando nel corso dell'attività di vigilanza emergono inosservanze di legge o contrattuali di natura patrimoniale, per economizzare i tempi dell'accertamento, il personale ispettivo può valutare la possibilità di emanare una disposizione. Caso più semplice è quello di lavoratori che non hanno ricevuto la retribuzione. In questo caso è molto più celere l'emanazione del provvedimento di disposizione, che consentirà quindi di realizzare una tutela più veloce, soprattutto quando l'inosservanza riguardi una pluralità di lavoratori. Rimane fermo che qualora poi la disposizione non venga ottemperata e quindi nell'esempio fatto i lavoratori non vengano comunque retribuiti, rimane sempre la possibilità di emettere anche le diffide accertative. Con riferimento all'ambito di applicazione del potere dispositivo, l'INL poi è intervenuta anche con una nota successiva, la nota protocollo 4539 del 15 dicembre 2020, fornendo ancora ulteriori precisazioni e indicazioni operative per il personale ispettivo. In questo caso è stato stabilito che la disposizione può essere impartita anche qualora sia prevista una sanzione civile. Ricordiamo infatti che la norma non consente di impartirla quando è prevista una sanzione amministrativa o penale, ma quindi è invece possibile utilizzarla in presenza di una mera sanzione civile. E la disposizione può essere utilizzata anche in relazione a comportamenti pregressi, purché ovviamente questi siano ancora materialmente sanabili. Oppure quando l'utilizzo del potere dispositivo sia funzionale a evitare la ripetizione del comportamento in futuro. Con la medesima nota sono state anche precisate alcune ipotesi di esclusione, cioè ipotesi nelle quali la disposizione non può essere impartita. E sono le seguenti: inadempienze degli oneri individuati nella cosiddetta parte obbligatoria del contratto collettivo nazionale di riferimento, obblighi che trovano la loro fonte in via esclusiva in una scelta negoziale delle parti, e qualora l'adozione del provvedimento, sebbene consentita in astratto, possa determinare in concreto effetti sfavorevoli nei confronti di altri lavoratori. La nota che abbiamo citato, infatti, richiede al personale ispettivo di effettuare sempre una valutazione complessiva della fattispecie concreta e anche una valutazione complessiva della situazione aziendale, e quindi evitare di adottare disposizioni che magari possano favorire un lavoratore, ma allo stesso tempo creare effetti sfavorevoli nei confronti di un altro. Alla nota del 15 dicembre 2020 è stato allegato un elenco di ipotesi applicative. Questo elenco non è esaustivo, ma comunque è interessante, poiché dimostra quanto sia potenzialmente ampio lo spettro delle ipotesi nelle quali può essere utilizzato il potere dispositivo. È un elenco abbastanza lungo e diciamo, spazia veramente su tanti istituti normativi. Sono citate ad esempio le omesse e infedeli registrazioni sul libro unico del lavoro, se non determinano differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali. Ad esempio è citato il mancato pagamento delle indennità previste per i casi di fruizione di permessi ex articolo 33 della legge 104, congedo straordinario, può essere utilizzato in alcune fattispecie discriminatorie. Può essere adottata una disposizione per costringere l'azienda creare un sistema di rilevazione delle presenze che consenta quindi agli ispettori del lavoro la verifica sulla disciplina in materia di orario di lavoro. E come abbiamo già visto, questo potere dispositivo è stato utilizzato in passato e anche prima della riforma normativa. La disposizione può essere utilizzata per tutti i dati comunicati ai centri per l'impiego, qualora non vi sia una sanzione specifica, garantendo quindi la veridicità di questi dati. La disposizione può essere utilizzata in ambito di lavoro a tempo parziale, quando ad esempio non sono state individuate nel contratto di lavoro delle fasce orarie o dei turni di lavoro, per il mancato rispetto delle previsioni circa la collocazione oraria delle prestazioni di part-timer. Può essere utilizzata nell'ambito del lavoro intermittente, quando vi sia un mancato rispetto dei tempi di preavviso contrattuale.
essere utilizzata in varie ipotesi nell'ambito della vigilanza sulle società cooperative. Può essere utilizzata per il mancato rispetto della rotazione dei lavoratori da porre in cassa integrazione guadagno e cassa integrazione guadagno in deroga. Aspetto molto rilevante visto diciamo, l'enorme estensione che ha avuto l'istituto della cassa integrazione e l'enorme utilizzo in periodo Covid. Può essere utilizzata in ipotesi di violazione di limiti legali relativi al trasferimento o al distacco del lavoratore, limitatamente però alla finalità di evitare condotte discriminatorie, ritorsive o strumentali, senza intervenire su aspetti inerenti all'organizzazione aziendale. Può essere utilizzata per la parte retributiva del contratto applicabile in relazione al settore cooperativo. Può essere utilizzata in alcuni casi per applicare il contratto collettivo dell'edilizia e dei connessi obblighi di iscrizione alla cassa per le imprese che svolgono tre tipi di attività in via principale o prevalente. Ancora, per le ipotesi di contratti collettivi nazionali che prevedono dei limiti al lavoro domenicale, pensiamo ad esempio al contratto collettivo nazionale del commercio. In questo caso gli ispettori potrebbero stabilire in alcune ipotesi di evidente squilibrio che le prestazioni di lavoro domenicale vengano equamente distribuite tra i dipendenti nel rispetto di una previsione contrattuale sui carichi di lavoro. Può essere ancora utilizzata per i fondi di previdenza complementare in caso di mancato versamento da parte del datore di lavoro delle quote di TFR maturate dal lavoratore che vi abbia aderito. Potrebbe essere utilizzata per la riduzione del periodo di apprendistato sulla base delle previsioni contrattuali, in relazione ai permessi per lavoratori studenti, in relazione a congedi per la formazione, in relazione ai diritti dei lavoratori a riposi, congedi o permessi in occasione di particolari eventi, ad esempio per motivi di studio, per matrimonio, gravi motivi familiari, allattamento, operazioni elettorali, permessi ex legge 104. Per la concessione alle lavoratrici madri del part-time postpartum, sebbene in presenza dei limiti percentuali di concessione fissati dal contratto collettivo nazionale di lavoro. Per il mancato rispetto dei tempi di pausa, minimo 10 minuti, o secondo le modalità e la durata stabilite dai contratti collettivi di lavoro, qualora si superi il limite di 6 ore giornaliere. Potrebbe essere impartita una disposizione anche con riferimento alla fruizione delle ferie ad ore, non consentita dalla legge della contrattazione collettiva, in relazione alla mancata formazione dell'apprendista, salvo il caso in cui ciò non comporti un obbligo per il personale ispettivo di procedere alla riqualificazione del rapporto di lavoro, per l'omessa consegna della CU, per imporre una conservazione della rilevazione delle presenze mensili del personale dipendente per la durata di 5 anni dalla data dell'ultima registrazione. In alcuni casi di violazione del diritto di precedenza, qualora il datore di lavoro non abbia richiamato il diritto di precedenza nella lettera di assunzione di un lavoratore con contratto a termine, nelle ipotesi di mancato assorbimento del personale impiegato nell'appalto, nei casi di cambio appalto, in applicazione di clausola sociale obbligo di legge, in materia di smart working emergenziale, in materia di trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato per assenza di causali o per mancato rispetto del numero di proroghe o del periodo di stop and go e registrazioni sul LUL, per la trasformazione del rapporto da full time in part time per lavoratori affetti da patologie oncologiche, per trasformazione del contratto part time nell'ipotesi in cui nel contratto individuale non sia stata indicata la durata della prestazione, sempre in materia di trasformazione da part-time a full-time per il superamento della percentuale fissata dal contratto collettivo nazionale. Può essere utilizzata in relazione ad assegnazioni formali a mansioni superiori o adibizioni formali a mansioni inferiori. Può essere utilizzata in materia di apprendistato prima di procedere alla riqualificazione del contratto di apprendistato per carenze formative. Insomma, da questo elenco che contiene, che è veramente esemplificativo, si comprende quale possa essere veramente l'ambito applicativo di questo potere e quale possa essere la sua importanza, poiché consente veramente di ottenere una tutela efficace, rapida e sostanziale dei lavoratori in tantissime ipotesi che
invece in precedenza sarebbero rimaste, diciamo, sguarnite, in quanto non essendo collegate a sanzioni di tipo penale o amministrativo, non vi sarebbe stata la possibilità per l'ispettorato di incidere su quel rapporto di lavoro, facendo ottenere al lavoratore l'adempimento dell'obbligo normativo o contrattuale da parte del datore di lavoro. Possiamo vedere, ad esempio, un caso concreto. Questo è proprio lo stralcio di una disposizione che è stata impartita dalla sede territoriale di Cagliari con riferimento a una fattispecie molto rilevante e molto attuale in relazione allo smart working emergenziale. Si trattava di una lavoratrice che ha presentato una richiesta di intervento presso la nostra sede territoriale in quanto unica affidataria di un figlio minore di anni 14 e aveva richiesto alla propria azienda di poter utilizzare lo smart working emergenziale, quindi di poter lavorare da casa. L'azienda le aveva negato tale possibilità. La lavoratrice si è quindi rivolta al nostro ufficio e gli ispettori si sono recati in azienda e hanno verificato sia in concreto le mansioni che la lavoratrice svolgeva. Si trattava in questo caso di una impiegata amministrativa che effettuava la gestione del personale di questa grossa azienda commerciale. Diciamo che la maggior parte della sua attività lavorativa poteva essere svolta da remoto, poiché tutti i documenti di cui aveva necessità in realtà erano detenuti in un cloud accessibile da qualsiasi dispositivo. Peraltro la lavoratrice non chiedeva nemmeno di svolgere la sua intera prestazione lavorativa in smart working, ma di alternare giorni in smart working con giorni in presenza, in modo da poter meglio conciliare le proprie esigenze di vita familiare, in particolare l'accudimento del figlio minore di 14 anni, con l'attività lavorativa. Quindi i colleghi hanno accertato sia, diciamo, la condizione soggettiva della lavoratrice, verificando che fosse effettivamente l'unica affidataria del figlio minore, sia la sua posizione lavorativa, accertando la possibilità di lavorare da remoto. Verificati questi due aspetti, hanno emanato un atto di disposizione, di cui vediamo uno stralcio, disponendo che, compatibilmente a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 90 del decreto legge 34/2020, l'azienda debba autorizzare la lavoratrice a esercitare la propria attività, che può essere svolta da remoto in regime di smart working, favorendo il contemperamento delle esigenze aziendali con la peculiare situazione familiare della dipendente, fino al termine dell'emergenza epidemiologica. Quando è stata emanata questa disposizione, il termine era ancora fissato il 15 ottobre 2020, perché è stata una delle prime disposizioni emanate in Italia sotto la vigenza della nuova normativa. E compatibilmente a quanto previsto da questa norma, lo smart working può essere svolto anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità della medesima lavoratrice. Infatti, la stessa nella richiesta si rendeva disponibile all'utilizzo il proprio PC personale e altra strumentazione che deteneva sul proprio domicilio. Quindi attraverso gli strumenti informatici della lavoratrice senza la previsione di alcuna formalità, perché si tratta di smart working emergenziale, ad eccezione della comunicazione prevista dal successivo comma 3 dello stesso articolo, e purché vengano comunque assolti gli obblighi informativi di quell'articolo 22 della legge 81/2017, anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto Nazionale del sito dell'INAIL, quindi a seguito di una informativa in materia di salute e sicurezza. Ecco, in questo caso l'azienda ha ottemperato la disposizione, quindi ha consentito alla lavoratrice di svolgere parte della sua prestazione lavorativa da casa sono stati contemperati sia l'esigenza di tutela della dipendente, sia le esigenze aziendali, senza alcuna conseguenza sanzionatoria in capo all'azienda. Il regime sanzionatorio consegue, infatti, come abbiamo già anticipato, in realtà non tanto
alla norma violata dal datore di lavoro a monte, ma eventualmente dal mancato rispetto di quanto previsto dagli ispettori nell'atto di disposizione. E il regime sanzionatorio è diventato duplice, perché abbiamo già detto che rimane anche il previgente potere dispositivo. Per quanto riguarda la nuova disposizione, ai sensi dell'articolo 4, quindi quella prevista all'articolo 14,1 del decreto legislativo 124/2004, la sanzione amministrativa prevista va da 500 euro a 3.000 euro e la sanzione non è diffidabile. Per quanto riguarda invece il previgente sistema, ancora probabilmente applicabile, come abbiamo detto, in materia di prevenzione infortuni, nonché per l'applicazione di norme obbligatorie per cui si è attribuito all'ispettorato dalle singole leggi un apprezzamento discrezionale, abbiamo invece una sanzione amministrativa da euro 515 a euro 2580, oppure la pena dell'arresto fino ad un mese o dell'ammenda fino a 413 euro se l'inosservanza riguarda disposizioni impartite in materia di sicurezza o igiene del lavoro. Ovviamente anche l'atto di disposizione, anche nei confronti dell'atto di disposizione sono possibili dei rimedi, e in particolare avremo sia la possibilità di un ricorso amministrativo sia la possibilità di un ricorso giurisdizionale. Per quanto riguarda il ricorso amministrativo, è ammesso ricorso entro 15 giorni al direttore dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro che ha emanato il provvedimento, il quale decide entro i successivi 15 giorni. Decorso inutilmente questo termine, il ricorso si intende respinto. Il ricorso, tuttavia, non sospende l'esecutività della disposizione. È poi possibile un ricorso giudiziario, si tratta infatti di un provvedimento che incide su un interesse legittimo del destinatario e quindi l'eventuale controversia sarà tratta nella giurisdizione amministrativa del TAR. Tuttavia, consideriamo anche che all'inottemperanza al provvedimento segue una sanzione amministrativa. E qualora questa sanzione amministrativa, a seguito dell'ordinanza ingiunzione, nei confronti di questa sanzione amministrativa, a seguito dell'ordinanza ingiunzione, venga effettuato ricorso, sarà possibile anche una giurisdizione di competenza del giudice ordinario. E nel caso di comunicazione di notizia di reato, anche una competenza del giudice penale. Arriviamo quindi alla terza parte, diciamo, dell'intervento. Quindi da una panoramica normativa passiamo invece a vedere concretamente, operativamente, in che modo questo provvedimento ha avuto un impatto sull'attività di vigilanza posta in essere dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro. I dati che vedremo riguardano solo il primo trimestre 2021, ma sono notevoli, insomma, sono impressionanti. Sono stati impartiti 215 provvedimenti di sospensione, di disposizione, scusa. Con questi 215 provvedimenti di disposizione è stata fornita tutela a una platea complessiva di 62.118 lavoratori, quindi una platea davvero, davvero molto, molto ampia, in soli tre mesi. Questo deriva sicuramente dal fatto che la disposizione è veramente applicabile in tanti, tanti, tanti casi e sarà solo la prassi che poi ci dirà, in effetti, ci farà emergere, diciamo, tutte queste norme previste nei contratti collettivi nazionali e anche norme di legge non assistite da sanzione, per le quali invece adesso gli ispettori del lavoro avranno la possibilità di rendere concreto un obbligo che la normativa poneva in termini puramente generici. Peraltro un terzo delle disposizioni impartite sono state spontaneamente ottemperate dai datori di lavoro. Quindi in un terzo di questi casi si è ottenuto celermente il risultato di fornire una tutela sostanziale senza che vi fosse alcuna conseguenza sanzionatoria in capo alle aziende. Possiamo perciò dire, sulla base di questi dati statistici, che sicuramente per il momento il provvedimento ha dato una buona prova di sé ed ha veramente, diciamo, dimostrato di essere un provvedimento col quale è possibile garantire una tutela sostanziale. E
casi di più frequente utilizzo hanno riguardato, da un punto di vista statistico, ipotesi di omesse e infedeli registrazioni sul libro unico, l'ipotesi di creazione di un sistema di rilevazione di presente, irregolarità relative al regolamento delle società cooperative, mancato rispetto della rotazione dei lavoratori da porre in CIG o in CIG in deroga, hanno riguardato ipotesi di riqualificazione giuridica dei rapporti di lavoro e anche alcune ipotesi di mancato rispetto della parte economica dei contratti collettivi nazionali. Indubbiamente si tratta di un provvedimento che è in linea con la funzione di tutela sostanziale che l'agenzia intende porre in essere in tutte le proprie articolazioni e che sembra per il momento aver veramente fornito una tutela a una platea molto ampia di soggetti e anche in un'ottica di affiancamento, una ripresa economica e sociale del paese in un'ottica di legalità. Grazie, la ringrazio dottoressa Serra per il suo quadro esaustivo e ringrazio anche chi ci ha ascoltato. Grazie. Grazie a voi per la partecipazione a Forum PA. Vi ringraziamo.